Posizione della Chiesa è nota ed è legata non a scelte politiche assolutamente, ma è legata a quello che è il mandato evangelico che ci viene dato. Gesù ha detto: ero forestiero, mi avete accolto. Non è compito della Chiesa decidere chi deve entrare, chi deve uscire, chi deve restare, chi deve essere mandato via. Questo è un compito della politica. Il compito della Chiesa è un altro. Di fronte a un fratello, a una sorella, a un bambino che ha bisogno, quale che sia la sua nazione, quale che sia la sua condizione, noi non possiamo girarci dall'altra parte. È chiaro, di fronte a un esecutivo nuovo, di fronte a chi ha scelto di mettersi in gioco in questo momento, a chi è stato scelto d'altra parte dagli elettori, evidentemente deve essere presentato una esigenza. L'esigenza è quella che non presenta la Chiesa, ma la presentano le condizioni, la presentano le persone, la presentano le situazioni. Io mi auguro che questo governo veramente guardi in faccia alla gente, che questo governo veramente abbia come punto di partenza la voglia di mettere orecchio alle condizioni concrete delle persone, alle attese reali delle persone, perché poi le ideologie, le prese di posizione, i proclami preelettorali penso che di fronte alla realtà debbano essere ridimensionati e debbano essere comunque tarati sulla realtà e sui bisogni reali.